una breve presentazione di alcune considerazioni che riguardano il corso, il ciclo che inauguriamo con questa prima relazione del professor Massimo Giuliani, che Le vie della mistica, il titolo appunto è un ciclo di conferenze che l'Associazione Culturale Antonio Rosmini promuove nell'intento di approfondire il tema della mistica, sia essa speculativa, sia la mistica estatica. Le diverse religioni, come sappiamo, attestano varie modalità di esperienza mistica, però è possibile riscontrare fenomeni di estasi o trance o anche in ambito extra-religioso, esperienze che rinviano ad una sorta di predisposizione. Ed è un'esperienza mistica fondamentale, universale, che uno studioso insigne, studioso della religione e della filosofia indiana, Michel Houellain, ha chiamato la mistica selvaggia nel libro omonimo pubblicato nel 1993. Quindi la riflessione sulla varietà delle esperienze mistiche, adesso devo essere molto sintetico, sia nelle diverse religioni, sia sul terreno della mistica extra-religiosa, può offrire, diciamo, un contributo fondamentale al dialogo interreligioso, legittimando in qualche modo quella dialettica di unità e diversità in cui tradizioni di fede lontane tra loro possono riconoscere una radice comune e operare alla costruzione di quella concordia discourse, o discordia concurs, di cui l'umanità oggi ha tanto bisogno e non solo sul terreno religioso. Questa sera il professor Massimo Giuliani ci parlerà della mistica ebraica. Massimo Giuliani è uno studioso assai noto, ha già tenuto alcune conferenze in passato presso l'Associazione Culturale Rosmini, suscitando notevole interesse. Noi lo ringraziamo naturalmente di aver accettato di aderire a questa iniziativa. Dirò molto brevemente che il professor Giuliani è docente di pensiero ebraico all'Università di Trento, ma anche di cultura e religione ebraica all'Università di Urbino, di filosofia ebraica nel diploma di studi ebraici dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane a Roma. Ha conseguito il dottorato presso l'Università Ebraica di Gerusalemme e ha insegnato per alcuni anni negli Stati Uniti. È membro dei comitati scientifici della Fondazione Maimonide di Milano, del Centro Rosmini di Rovereto, delle riviste Humanitas, la rassegna mensile di Israele, Sefer, Nuova Secondaria, Politica e Religione, Filosofia e Teologia. Tra i suoi libri vorrei ricordare gli ultimi in ordine di tempo, Per un'etica della resistenza, rileggere Primo Levi, Quodlibet 2015. Poi nel 2016 La giustizia seguirai, etica e halakha nel pensiero rabbinico, la filosofia ebraica nel 2017, nel 2019 Le terze tavole, la Shoah alla luce del Sinai. E poi l'ultimo pubblicato proprio quest'anno, che è un testo davvero eccellente, un bel libro, Le corone della Torah, logica e midrash nell'ermeneutica ebraica. Ecco. Ha tradotto dall'ebraico le Hilkot Deot, norme di vita morale di Maimonide, pubblicate nel 2018, e poi cura il progetto di traduzione del Sefer Hamadah del Rambam. Questo per completare un quadro di uno studioso che, diciamo, non è soltanto acuto, ma è anche un lavoratore instancabile. Prego, professore. Prego, Massimo. Grazie Claudio, sempre troppo generoso con le tue parole di Ma capisco. presentazione, ma insomma è il mio lavoro, quindi quello che dici è solo quello che devo fare, come ciascuno di noi. Intanto saluto tutti, ovviamente ci sono molti amici che mi stanno ascoltando, ex studenti, colleghi anche, e considero Claudia Chemelli anche una collega nell'insegnamento, oltre a te stesso naturalmente.
e quindi ho riconosciuto anche Sandro, quindi porto un saluto a tutto questo gruppo e naturalmente anche a quelli che non conosco personalmente. E ti ringrazio, sono colui che deve rompere il ghiaccio in questa serie di 4 lezioni sul tema della mistica, e la mia competenza è la mistica nell'ebraismo. E quindi comincio subito dicendo che questo è un argomento particolarmente strano da trattare, perché la tradizione ebraica ha sempre avuto in sospetto la mistica, ha sempre cercato di scoraggiarla. Vi faccio un piccolo esempio. In un importante trattato della Mishnah, che è la base del Talmud, quindi un testo estremamente importante nell'ebraismo, noi leggiamo un'espressione di questo tipo: chiunque medita su queste 4 cose, che cosa c'è prima, che cosa c'è dopo, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto, bene, sarebbe meglio per lui non essere mai nato. Ora, questo è una condanna alla speculazione mistica, perché chiedersi che cosa c'è prima, cosa c'è dopo, si intende, rispetto all'esistenza del mondo, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto, cioè tutto quello che va al di là della nostra esperienza sembrerebbe essere qualcosa che l'uomo, di cui l'uomo non dovrebbe occuparsi, non dovrebbe occuparsi. Questo è un testo che risale almeno al secondo secolo dell'era volgare, cioè 18 secoli fa, ma ancora un maestro contemporaneo dice, del Novecento, dice che il giudaismo non raccomanda la mistica. Esso non vuole che l'uomo, esso vuole che l'uomo si avvicini a Dio non attraverso l'autonegazione, l'ascesi, l'abbandono estatico, che sono un po' dei tratti che noi immaginiamo essere tipici dell'esperienza mistica, no? L'ascesi, il distacco di sé, la fuga del mondo per avvicinarsi a Dio. Invece il giudaismo vuole che ci avviciniamo sì a Dio, ma affermando, come dire, il realismo, e soprattutto attraverso lo studio della Torah. Questo è il punto, che la mistica, in realtà, nonostante questo atteggiamento che scoraggia le domande che potrebbero portare all'ascesi e alla mistica, in realtà esiste una mistica ebraica. È una corrente minoritaria, ma assolutamente documentata e ricca di personalità, di testi, di esperienze narrate, come è tipico di chi fa questa esperienza e poi la racconta. Ecco, l'ultima citazione, che è di Rav Soloveitchik, cioè che il giudaismo scoraggia la mistica, però incoraggia ad avvicinarsi a Dio attraverso lo studio della Torah, indica esattamente qual è la via ebraica della mistica. Si potrebbe dire che la mistica è mistica in ogni fenomeno religioso, no? Però esistono vie diverse per fare questa esperienza. Allora la domanda è: qual è la via ebraica per comprendere il fenomeno mistico? E anzitutto la prima cosa da sapere è che la mistica ebraica ha un nome specifico, si chiama Kabbalah, da pronunciare proprio così, con l'accento sulla A finale, perché se si dice Kabbalah si pensa al gioco dei numeri della smorfia napoletana, e invece non ha niente a che fare direttamente, non ha assolutamente a che fare con la smorfia, ma Kabbalah, con questo accento finale, è un termine ebraico che significa ricezione, che vuol dire, che significa traduzione. E concretamente questa Kabbalah si è data nei termini di una ricerca dei sensi nascosti delle scritture ebraiche.
Questa è la prima cosa basilare da sapere, che la mistica ebraica, cioè la Kabbalah, è un'immersione particolare nelle scritture. Quindi se le scritture sono un testo, oserei dire che la Kabbalah, la mistica ebraica, è una modalità di entrare nel testo sacro. E facendo questo si producono anche altri testi, come vedremo. E il testo sacro dell'ebraismo porta un altro termine che conoscete già, certamente gli studenti, i colleghi conoscono molto bene, cioè il termine Torah, che vuol dire insegnamento divino. Torah viene da una radice che vuol dire insegnare. Ora, che cosa cercano i mistici nella Torah quando leggono le scritture? Cercano i cosiddetti sensi nascosti, o se volete un altro termine ricorrente in questo tipo di letteratura, è la ricerca dei segreti della Torah. Ora, un famoso maestro del secondo secolo, dell'epoca di quel testo che abbiamo detto che condannava l'esperienza mistica, un certo Shimon Bar Yochai, sul quale magari ritornerò prima della fine della mia chiacchierata, Shimon Bar Yochai diceva: oimè se rivelo questi segreti, oimè se non li rivelo. Allora, capite, la mistica ebraica si trova in questa strana contraddizione, che da una parte cerca questi segreti, ma se sono segreti non si dovrebbero rivelare. Ma in realtà lo scopo della mistica è proprio quello di rivelare i segreti. Allora, capite, questo è un po' il paradosso, ma mi chiedo se questo è il paradosso solo dell'ebraismo o è un paradosso di ogni tradizione religiosa che abbia in sé anche questa possibilità di esperienza mistica. Ma torniamo al concetto di Kabbalah, che vuol dire ricezione, cioè quello che si riceve e quello che si trasmette, no? Ricevere e trasmettere è la Masorah, cioè la tradizione. E questa tradizione di natura mistica si è sviluppata fin dall'epoca più remota come una serie di tecniche esegetiche per scoprire questi segreti di cui ho appena parlato. Ora, la cosa sembra facile, ma è tutt'altro che facile da capire. Ma in tutti i casi, la Torah è considerata da questa tradizione come la parola divina, che ha, come dire, un valore metastorico, metafisico, però che è fatta di parole umane, parole che gli uomini possono comprendere. È una metafisica, è una visione, è una conoscenza superiore che però è accessibile a tutti, perché è scritta in un linguaggio che è quello di tutti gli uomini. E allora i mistici sono coloro che amano immergersi in questo testo, scavare in questo testo, per trovare, per esempio, tutte le assonanze, cioè i termini che suonano simili, oppure i termini che hanno uno stesso valore numerico, sulla base del principio che ogni lettera delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico ha anche un valore numerico. Allora, se ogni lettera equivale a un numero, se voi sommate le lettere di una parola, la parola fa un certo numero. Se trovate molte parole che hanno lo stesso valore numerico come somma dei numeri di ogni singola lettera, ecco che potete fare dei collegamenti tra queste parole. Collegando le parole, ecco che è come mettere insieme due elementi che insieme fanno emergere qualche significato nuovo. Quindi si potrebbe dire che a un primo livello la mistica ebraica è una grande tecnica interpretativa. Non a caso Claudio citava questa mia ultima opera sull'ermeneutica ebraica. Ermeneutica è una parola difficile, greca, ma che vuol dire semplicemente interpretazione, anzi l'arte dell'interpretazione. Ora, i mistici dell'ebraismo sono dei grandi esperti
nell'arte di interpretare la scrittura, attraverso tecniche che sono tecniche basate sul valore numerico, come ho già spiegato, e questo prende il nome di gematria, che può derivare anche dal termine geometria, è un po' incerto, ma alcuni lo fanno derivare dal termine greco geometria, nel senso che è un gioco di costruzione quasi geometrica. Oppure altri criteri sono, altre tecniche sono il gioco degli acrostici. Se voi prendete alcune parole, una frase, isolate la prima lettera di ogni parola e mettete insieme la prima lettera di ogni parola, può dare origine a un'altra parola. E questo è un significato nuovo che apparentemente nella frase non c'è, ma che voi potete ricavare con questa tecnica. Oppure la tecnica della permutazione delle lettere. Quando cambiate, poiché comunque le lettere in una parola ebraica sono sempre poche, cioè tutte le parole nascono praticamente da un trilittero, da tre lettere, vocalizzate in forma diversa, se però cambiate l'ordine di queste lettere, cambia anche la parola. E allora ecco che scaturisce un significato nuovo dal gioco della permutazione delle lettere, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste tecniche esegetiche, interpretative, hanno in qualche modo lo scopo di rivelare qualcosa che all'apparenza immediata non c'è, non si vede. Ecco perché ho parlato di uno scavo di sensi nascosti o di segreti. Alla ricerca, naturalmente, di che cosa? Ora, se abbiamo detto che la Torah è parola divina, lo scopo ultimo di tutto questo sforzo interpretativo è quello di conoscere il divino. Ma di più, perché il divino si può anche conoscere in maniera piana, semplice, leggendo quello che c'è scritto. No, cercando di conoscere qualcosa che non è immediato, è la natura stessa del divino. E questa è la pretesa della mistica. Ora, uno che non è mistico dice, io mi accontento di quello che c'è scritto. Invece il mistico dice, io non mi accontento di quello che c'è scritto, io voglio andare al di là, voglio andare sopra, si potrebbe dire, per usare una di quelle quattro domande, a esplorare la natura stessa del divino, l'energia che dal divino emana e che è il supporto stesso del mondo. Questa ricerca della struttura del divino ha proprio preso una forma visiva nella mistica ebraica attraverso uno schema. È uno schema famosissimo, è il cosiddetto albero delle Sefirot. Si chiama proprio così. E adesso spiego. Albero perché ha una struttura che può ricordare quasi un pino, no? Un albero con delle radici, con una punta, con dei rami, con un tronco centrale e poi rami laterali, per così dire. Ma si chiama albero delle Sefirot perché questo albero è immaginato questa struttura è immaginata, come dire, a dieci sfere, a dieci elementi che sono altrettante emanazioni, altrettante manifestazioni dell'energia divina. Allora il cabalista, cioè colui, il mistico ebreo si chiama il cabalista, okay? Il cabalista immagina che Dio non solo crea il mondo, ma lo mantiene in vita continuamente, anche in questo momento che stiamo parlando, attraverso questo continuo flusso di energia e di luce, luce spirituale, quindi energia, non è la luce fisica, no? Che emana e che si dirama progressivamente dai mondi superiori fino al mondo nostro, che è il mondo più basso. Naturalmente questa è una concezione medievale. Il Medioevo pensava la Terra come un centro attorno al quale c'erano dei cerchi concentrici. Ora, perché l'idea del cerchio nel Medioevo era la forma geometrica della perfezione, dunque la Terra è attorniata da cerchi, da cieli completamente celesti, lo sappiamo dalla stessa struttura
della Divina Commedia, di cui tanto si parla in questi giorni per l'anniversario dantesco. E va bene, anche il cabalista, il mistico ebreo, immagina il mondo attorniato da questi, da queste sfere celesti attraverso le quali Dio comunica, fino ad arrivare a noi, la sua energia. E il mistico ebreo, il cabalista, dà a questa struttura di energia che arriva fino a noi il termine di Sefirot, che è un termine probabilmente che viene dal greco, da cui viene il nostro termine sfera, ma può anche richiamare il termine saffir, che in ebraico vuol dire appunto zaffiro, è termine semitico per dire zaffiro. Tutto questo, tutte queste 10 sefirot, queste 10 emanazioni hanno ciascuna un nome, non è difficile leggere queste 10 sefirot, ve le dico molto velocemente, se no porto via troppo tempo. La più alta, cioè quella che si identifica con Dio, è l'En Sof, l'infinito, o anche Keter, la corona che sta, come dire, in cima a questo albero ideale. E poi si dipana a destra e a sinistra come Kokmah, sapienza, e come Binah, intelligenza. E poi prosegue al centro come Tiferet, come gloria, come Yesod, fondamento, e poi ancora a destra e a sinistra come Chesed, pietà o misericordia, e Gevurah come eroismo, come forza, come Netzach, che è eternità, ma anche come Od, bellezza, fino ad arrivare all'ultima Sefirah, Malkut, il regno, che è, come dire, la dimensione del divino immanente alla nostra vita umana, immanente alla vita del mondo materiale, così come lo conosciamo. Questi sono i famosi nomi di queste 10 emanazioni. Se andate su internet e scrivete albero sefirotico o albero delle sefirot, vi viene fuori lo schema, è una cosa molto facile da recuperare. Ecco, il mio compito qui è solo spiegarvi come ciascuna di queste, tutte queste sefirot, queste emanazioni, sono collegate tra di loro in un complesso reticolo che ricorda vagamente un complesso acquedotto, dove l'acqua va da tutte le direzioni, no? L'acqua, la luce sono immagini in qualche modo che la tradizione ebraica usa per parlare della Torah, cioè della rivelazione divina che arriva da Dio in tutti gli angoli del mondo. Ora, questa vita delle Sefirot è una vita dinamica, addirittura drammatica, e c'è un po' di elemento di dramma nella vita del cabalista, proprio perché a volte queste emanazioni possono in qualche modo, la luce può anche interrompersi, questa luce può vivere essa stessa di un dramma divino. Addirittura, secondo un grande maestro della mistica ebraica, il mondo nasce proprio in un momento di rottura della luce divina. Non voglio entrare in questa teoria molto complessa, ma quello che voglio ricordare è che come c'è dramma nell'atto creativo, come c'è dramma in questa emanazione della vita divina, così c'è anche un dramma nella vita dei mistici che tentano di comprendere la struttura del divino, la natura del divino e le relazioni tra l'energia divina e il mondo. Per simbolizzare come anche i mistici sono esposti a questo dramma, c'è un'altra storia, come dire, un'altra fotografia che troviamo in un testo antichissimo della tradizione rabbinica, cioè l'immagine del giardino della mistica chiamato Pardes,
dove ben quattro maestri si avventurano. E la prima interpretazione che si dà di questo brano è che questi quattro grandi maestri del secondo secolo dopo Cristo, dell'era volgare, si siano avventurati, ma su quattro solo uno è entrato in pace ed è uscito in pace. Attenzione che in ebraico la parola shalom non vuol dire solo pace, ma vuol dire anche integrità. Quindi si potrebbe tradurre che solo uno dei quattro maestri che sono entrati nel giardino per fare un'esperienza mistica, di quattro solo uno è entrato intero ed è uscito intero, per così dire. E questo è Rabbi Akiva. Cosa è successo agli altri? Ce lo dice questo brevissimo, questo racconto, che qui sintetizzo. Questi quattro maestri, uno si chiamava Ben Azai. E di cosa si dice di lui? Che entrò nel giardino della mistica, ma morì. Quindi il primo entra e mentre contempla ci lascia la vita in qualche modo. Il secondo è Ben Zoma, il quale fa la stessa esperienza e perse il senno, impazzì. Allora, il primo muore, il secondo impazzisce. E il terzo chi è? Il terzo è il famoso Elisha ben Abuya, un grande maestro, che a sua volta ebbe dei discepoli estremamente importanti come Rabbi Meir, e che cosa si dice di lui? Che fece l'esperienza e poi strappò i germogli. Questa è un'espressione antica, semitica, talmudica, per dire che perse la fede. Quindi fece questa esperienza e perse la fede. Allora, uno morì, uno impazzì, uno perse la fede e solo Rabbi Akiva, dice questo antico testo, entrò a fare l'esperienza mistica, entrò integro in pace e ne uscì integro in pace. Ora, questo brano lo si ricorda per dire che l'esperienza mistica non è per tutti. Anche tre su quattro grandi maestri ne furono danneggiati, per così dire. Quindi, attenzione, allora si spiega perché la tradizione rabbinica dice non ci si occupi di mistica prima dei 40 anni e prima di essere sposati. Oh, perché? Ma è chiaro, 40 anni è un nome, è un numero simbolico per dire si può occuparsi di mistica solo una persona matura, una persona che ha raggiunto una certa stabilità mentale e psicologica. E perché deve essere sposato? Ma perché una persona sposata si suppone che abbia un lavoro, che mantenga la famiglia, che abbia i piedi per terra e non uno che vola, che corre dietro le farfalle, insomma, no? Quindi essere sposati, avere 40 anni è solo un modo per dire che l'esperienza mistica è solo per coloro che ne hanno gli strumenti, che sono psicologicamente stabili e quindi non si perdono dietro a questioni che potrebbero anche essere pericolose ed essere dannose. Attenzione, vi ho detto che questo giardino, la mistica, ha in ebraico il nome di Pardes. Ora riflettete un momento su questo nome, Pardes, ok? Pardes è composto, sapete che in ebraico non ci sono le vocali, ma solo le consonanti. Ora, se andate a vedere quali sono le consonanti di questa parola, scoprirete che questa parola, cioè da questa parola deriva, che è fatta di quattro consonanti, e probabilmente è di origine persiana, viene una parola importantissima nel nostro lessico occidentale, cioè la parola paradiso. La parola paradiso viene da questo termine persiano che poi è entrato sia in arabo sia in ebraico e in ebraico è vocalizzato come pardes. Ma il significato è frutteto, è orto, è giardino, che qui vale come un simbolo, no, dell'esperienza mistica. Ma in realtà i maestri dell'ebraismo
hanno fatto corrispondere con il metodo dell'acrostico, cioè che ogni lettera è l'inizio di una certa parola, questo è l'acrostico, no? La parola pardes è un acrostico per quattro parole, quattro lettere, quattro parole, che corrispondono a quattro livelli di comprensione della Torah, quattro livelli di studio della Torah. Allora, io ho esordito 20 minuti fa dicendo la mistica ebraica è un'esperienza di studio, di interpretazione, con tecniche ben precise, delle quali noi siamo molto lontani, perché la nostra cultura è molto lontana da tutto ciò. Ma nel Medioevo, quando questa arte dell'interpretazione ebraica è stata raffinata, bene, questi quattro livelli interpretativi della Torah sono stati riassunti nel termine pardes, paradiso. Il primo livello, quello della P, è il livello peshat, cioè che corrisponde al livello semplice, letterale dell'interpretazione. Cioè la Bibbia, la Torah, va interpretata anzitutto nel suo significato letterale. Questo è il primo livello. Poi c'è il remes. Il remes è la lettera R del pardes. E remes è il livello allusivo, è il livello, se volete, simbolico, che alcuni maestri poi hanno addirittura interpretato come il livello filosofico della comprensione delle scritture. E questo nel Medioevo era una cosa che piaceva molto, dare anche un'interpretazione filosofica e non solo letterale alle scritture. Poi pardes, cioè la D, la Dalet, che sta per Derash, è il livello midrashico, è il livello che cerca, come dire, i significati che possono aiutare le persone a vivere meglio, a capire di più. Quindi un livello metaforico, un livello etico, un livello omiletico, che serve per insegnare. Il Midrash, Derash, che viene dalla lettera Dalet, la terza lettera della parola Pardes. E poi c'è la S finale, Paradiso, Pardes. Questo è la prima, è l'iniziale della parola Sod. E la parola Sod vuol proprio dire segreto. È il livello dei segreti del testo. Dei mis, o se preferite, livello misterico, quello più nascosto. Ora, questo è l'ultimo dei quattro livelli, ma è anche quello che è quello che cercano veramente i cabalisti. Ma attenzione, i cabalisti dicono non si arriva al livello del segreto se si ignorano gli altri tre livelli. Quindi, come vedete, questi quattro livelli sono come una scala, scalando la quale si entra o si scende, a seconda della immagine che preferite, nelle profondità o si sale alle altezze del testo. Quindi questa è poter muoversi a questi quattro livelli della comprensione della Torah, del testo sacro, della Bibbia, è esattamente l'esperienza della mistica. E questo richiede ovviamente una grande abilità, una grande conoscenza. E qui ci sarebbero tante cose da dire, ma spero di essere stato chiaro fino a questo punto. Fino a qui ci siamo? Sono stato chiaro, Claudio? Sì, chiarissimo, chiarissimo. Va bene. Adesso il tempo che mi resta lo vorrei dedicare a fare voi sapete che dei grandi testi la prima cosa che colpisce e l'unica cosa che veramente ci si ricorda di solito è l'incipit, no? Chi non ricorda l'incipit della Divina Commedia? Ovviamente tutti si ricordano. Chi non ricorda l'incipit dei Promessi Sposi? Quel ramo del lago di Como, eccetera, eccetera.
Cioè, l'incipit colpisce e a volte questo incipit è quello che rimane nella memoria. Allora, quello che ho voluto fare e quello che voglio fare con voi adesso è dirvi che la tradizione mistica ebraica conosce tre grandi testi classici. E quindi voglio dirvi quali sono questi tre grandi testi classici della Kabbalah e voglio leggervi la frase o le frasi iniziali di questi tre testi. Il primo testo di questa letteratura, uno dei più antichi e forse il più famoso in assoluto, almeno tra gli specialisti, ma in tutta la tradizione, il più antico testo della Kabbalah si chiama Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah, che tradotto in italiano, che è più facile, vuol dire il libro della formazione. Ora, di che cosa si sta parlando? Beh, questa è la formazione del mondo. Se volete, potete tradurlo anche come libro della creazione. In realtà sono una dozzina di paginette queste, perché vengono dal più lontano, a quello che noi chiameremo alto medioevo. E non si sa esattamente neanche chi ne sia l'autore, dove sia stato composto, in quale secolo. Si sa veramente pochissimo. Si sa solo che è un testo che è arrivato fino a noi, che ha avuto una fortuna immensa, che già nel IX secolo a Baghdad veniva commentato da tanti maestri, a Baghdad nel IX secolo, e è stato stampato in Occidente, quindi è stato stampato per la prima volta in assoluto, pensate, a Mantova, nel 1562, ma una sua traduzione latina circolava già a Parigi nel 1552, quindi in pieno XVI secolo. E questo testo ha generato veramente un'infinità di commenti. Ora, forse è il testo, certamente è il testo della mistica più commentato in tutta la storia dell'ebraismo. Questo incipit, l'inizio di questo breve testo, l'ho riportato anche nel volume che Claudio gentilmente ha citato prima, Le corone della Torah, che è uscito il mese scorso da Giuntina, e questo incipit dice 32 meravigliosi sentieri di sapienza tracciò Dio, Signore delle schiere, Dio di Israele, Dio vivente, Dio onnipotente, il sommo, l'eccesso, colui che è santo. Creò il mondo con tre registri, con la scrittura, con il numero e con il discorso. Va bene. Mi fermo qui. Questo è l'incipit di questo testo così importante e sono andato ovviamente a vedere l'originale, perché c'è a un certo punto, anche se esistono diverse tradizioni di questi manoscritti, ma che è stato un po' unificato, e questo famoso incipit a un certo punto dice Bara et Olamo, cioè ha creato il suo mondo, Beshlosha Sefarim, che viene tradotto appunto con tre registri. Ma Sefarim vuol dire anche libri. Ho trovato una traduzione con tre derivati, con termine quasi matematico, con tre derivati. Attenzione però, Baraet Olamo Beshlosha Sefarim Besefer Vesofer Vesipur. Ora, ve l'ho letto tutta questa frase perché è piena di assonanze che ruotano con cinque parole, o quattro parole più una, dove compaiono sempre le stesse tre lettere dell'alfabeto ebraico, solo vocalizzate in forma leggermente diversa. Ecco, noi traduciamo che con tre registri, con tre derivati, ha creato il Dio benedetto il suo mondo, e traduciamo Besefer con la scrittura, Vesofer con il numero, Vesipur
con il discorso, si potrebbe dire con la parola, la scrittura, il numero e la parola. Se ci pensate, questa è un'idea geniale, perché collega il mondo al libro, e questa è un'idea profondamente medievale, che il mondo, la natura, è il libro di Dio. Questa è un'idea medievale, no? che collega profondamente l'esistenza del mondo, dell'universo, con Dio. E questo è il Sefer Yetzirah, il libro della creazione, e ci dice come è stato creato. Ora, questa è solo una possibile interpretazione di queste tre parole. Besefer, Vesofer, Vesipur. Si potrebbe tradurre appunto con il libro, con il computo e con il racconto. Oppure, come fa un altro maestro, quel Rav Soloveitchik che ho citato prima, un maestro contemporaneo, che traduce in un altro modo ancora, che dice: il mondo è stato creato con lo scriba, con il libro e con la storia. E allora questo maestro dice: il mondo chi è stato creato con lo scriba, dallo scriba. E chi è questo scriba? È Dio stesso, che scrive il suo mondo, la natura, come scrivesse un libro, e in questo libro vi è una storia, il Sippur, un racconto. E noi, interpretando il mondo, la natura, leggiamo la storia di Dio. Guardate quale possibilità di interpretazioni ha una semplice frase in ebraico, no? Con parole che sembrano quasi identiche, perché vengono da una stessa radice. Sempre la stessa radice, Samek Pe Resh, che fa libro, numero, perché i numeri... pensate anche al valore di questa idea, che il mondo è stato creato col numero. Sembra Pitagora, no? Che immagina che l'universo è retto da un'armonia legata al numero, che diventa, è un'armonia che diventa un suono, che diventa una musica. Ecco perché Platone, ecco perché i pitagorici tenevano la musica in così alta considerazione, perché era, come dire, la riprova che il mondo è retto sull'armonia dei numeri. Ma nel mondo antico i numeri non c'erano. Erano le lettere dell'alfabeto. Ecco l'incipit della frase, con 32 sentieri. Ma perché 32? 32 perché sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico più le 10 sefirot per il mistico, le 10 sfere della manifestazione, che possiamo anche tradurre come i 10 numeri, da 0 a 9. 22 lettere più 10 numeri fa 32. Questo è proprio l'incipit che abbiamo letto, con 32 meravigliose con 32 meravigliosi sentieri o vie di sapienza, Kokma, il Dio ha creato il suo mondo. E in più, se vi ricordate, c'è tutta una serie, il Dio, Signore delle schiere, Dio di Israele, Dio vivente, Dio onnipotente, il Santo, l'Eccelso, Lui il cui nome è Santo. Ora sono andato anche qui a vedere l'ebraico. E sono andato a contare tutta questa lista di nomi divini. Se volete ve li dico, sono attributi divini. Adonai Tzevaot, 1. Eloè Israel, 2. Elohim Chaim, 3. Melech Olam, 4. El Shaddai, 5. E poi c'è il tuo nome di Dio, c'è Yah, e poi il tetragramma, 6, 7. Rakum Vekanun, 8, Ram Venasse, 9, e poi ancora si arriva, insomma, sapete quanti sono? 13. Ora, non è un caso che in questo incipit del libro cabalistico del Sefer Yetzirah compaiano 13 attributi divini. Questo è un numero importantissimo per la mistica. 13 sono anche gli attributi divini che noi leggiamo
nella rivelazione divina del libro dell'Esodo, nel passo appunto in cui Dio Mosè dice rivelami chi sei, no? Rivelami, fammi vedere il tuo volto. E lì c'è il testo, elenca 13 attributi divini. Ora, nella Kabbalah, appunto, nella mistica ebraica, i numeri sono collegati alle parole. Qual è la prima parola che viene in mente, che ha valore numerico 13? La parola Ava, che è composta da una Aleph, da una E, da una Bet, da una E. Quattro lettere. Ma se mettete insieme il valore numerico di queste quattro lettere, il numero è 13. E che cosa vuol dire la parola Ava in ebraico, il cui valore numerico è 13? La parola Ava in ebraico significa amore. Allora, guardate, in questi numeri, i 13 nomi di Dio di questo incipit del libro della mistica, no? I 13 attributi divini corrispondono alla parola amore. Come dire, Dio ha creato il mondo e creando il mondo si rivela come amore. Questo, capite, questa è la ricerca che fanno i cabalisti del testo. Ecco cosa vuol dire scavare nelle parole, contarle, pesarle. E questo vi ho fatto un esempio dell'incipit di questo libro. Adesso passiamo al secondo libro più famoso della mistica ebraica, cioè il Sefer Abair, che vuol dire il libro del fulgore. Anche qui vedete l'idea della luce, dell'energia divina. Questo è un testo che è anche questo molto antico, ovviamente della primissima epoca medievale, che è stato stampato la prima volta ad Amsterdam nel 1650. Ma già prima, questo testo da manoscritti ebraici, era stato tradotto in latino da Flavio Mitridate per Giovanni Pico della Mirandola, pensate. E qualche anno dopo, Egidio da Viterbo, che era anche un cardinale di Santa Romana Chiesa, anche lui era un ebraista, e anche lui ha voluto tradurre personalmente questo testo in latino. Guardate che fortuna ha avuto questo testo. Ora, com'è l'incipit di quest'altro testo? È questo un pochino più complesso, lo leggo solo velocemente, perché si tratta di una citazione di Rabbi Nekuniah ben Akana, il quale insegnò, un versetto recita, Giobbe 37:21, ecco, gli uomini non sopportano la vista della luce che rifulge Bair, Sefer Abair, nel cielo. Ma un altro versetto dice, fece delle tenebre come un velo tutto intorno. È una citazione del Salmo 18. Allora, com'è la storia? Dio ha creato tutto luce e poi ha avvolto tutto nelle tenebre. Ma qui c'è una contraddizione. Allora, è tutto luce o è tutto tenebra? Questo è il grande dilemma, no? Di un libro che si intitola proprio Il libro del fulgore. Spiegazione, tali passi sembrano contraddirsi, ma la contraddizione si risolve con un terzo versetto, citazione del Salmo 139. Neppure le tenebre sono oscure per te. La notte splende come il giorno. Così per te il buio è come la luce. Ecco l'incipit del Sefer Abair. Che cosa succede in questo incipit? Che i maestri della Kabbalah, i maestri della mistica, portano due versetti che sembrano contraddirsi. Tutto è luce e tutto è tenebra. E allora, come ne veniamo fuori davanti a questa contraddizione? La contraddizione risolta perché dal punto di vista di Dio non c'è differenza tra luce e tenebra, perché per Dio il buio è come la luce e la luce è come il buio. Ora, quello che ci insegna questo incipit è l'approccio della mistica. Vi ho detto, la mistica è una modalità di interpretare le scritture, di andare alla ricerca
di questi elementi che sembrano sconcertanti per noi. Com'è possibile che ci siano contraddizioni nella scrittura? Ebbene, la mistica ci dice è proprio lì che dobbiamo scavare. E quando ci sono due versetti che si contraddicono, bisogna cercare un terzo versetto che risolve la contraddizione. Questa è una modalità, una metodologia che oggi ci fa sorridere, ma che invece era presa estremamente in modo, perché vedete, questi maestri non volevano spiegare la scrittura in senso filologico, storico, scientifico. Volevano dare e trovare degli insegnamenti esistenziali. Capite? E allora, per chi approccia la scrittura in maniera esistenziale, è molto importante poter uscire dalle contraddizioni e, secondo il principio che la scrittura si legge con la scrittura, la Kabbalah offriva dei metodi sicuri, rassicuranti, per così dire, almeno a livello psicologico, che non si era costretti a brancolare nel buio, nella contraddizione. L'ultimo testo, che è il più famoso in assoluto, è il Sefer HaZohar. Qualcuno dice Zohar. Questa è addirittura la Bibbia dei mistici ebrei, perché a differenza dei due testi che vi ho appena citato, cioè Sefer HaYetzirah e Sefer HaBeir, che sono relativamente brevi, il più breve è il primo, un pochino meno breve il secondo, ma il Sefer HaZohar è un commento di tutta la Torah. E come tale, pensate, nell'ultima traduzione, nell'ultima opera traduttoria che è stata compiuta, che si è conclusa 2 o 3 anni fa in California, in inglese, prende 12 volumi che hanno come media 900 pagine l'uno. Fate il calcolo. Vuol dire circa 1000 pagine, traduzione, commento e senza il testo a fronte. Ora, questo Sefer HaZohar, che è stato stampato in 3 volumi la prima volta, l'Editio Princeps a Mantova, fu la ricchezza dell'Italia da questo punto di vista nel Rinascimento, nel 1558. E a Cremona se ne fece addirittura un'edizione nello stesso anno in un volume solo. E vi ho detto in traduzione con note quante pagine ha preso nell'ultima 12 volumi di traduzione in inglese. Anche questo, almeno parzialmente, antologicamente, è stato tradotto dal cardinale Egidio da Viterbo nel XV secolo. Di quando è questo testo? Possiamo invece datare un pochino più preciso. Questa è un'opera stratificata, ma che nasce alla fine del XIII secolo, primi del XIV secolo, ed è scritto non in ebraico, ma in aramaico. Ma in aramaico? E chi parlava aramaico? E dove nasce? È un'opera che nasce in Spagna. Nella regione di Aragona, e poi si diffonde subito in Catalogna e in Provenza. Ma chi parlava aramaico alla fine del XIV secolo? Nessuno. Allora questa è un'opera scritta in una lingua letteraria, presa dal mondo antico, dal Talmud, e riadattata per creare dei nuovi commenti, e questi commenti alla Torah, quindi è come un grande commentario alla Torah, viene messo sulla bocca di quel maestro che vi ho citato all'inizio, Yochanan Bar Yochai, proprio perché aveva fama di essere un grande mistico. Va bene, detto questo, qualche nota, andiamo a vedere com'è l'incipit di questo ultimo terzo classico della Kabbalah, della mistica ebraica. E l'incipit di questa grande opera, il Sefer HaZohar, o semplicemente Zohar, comincia con una citazione del Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 2. Come la rosa tra le spine, così il mio amato tra le fanciulle. Questa è la citazione del Cantico dei Cantici. E il commento comincia dicendo: chi è la rosa
è la Knesset Israel, la comunità di Israele, poiché c'è una rosa in alto e una rosa in basso. Che cosa si può dire della rosa tra le spine? Essa ha il rosso e il bianco, proprio come la Knesset Israel, la comunità di Israele, ha la giustizia e la misericordia. La giustizia e l'amore. Essa ha 13 petali. Cosa si può dire dei 13 petali? Proprio come la Knesset Israel ha 13 attributi di compassione che la avvolgono da ogni lato. 13. Ma noi abbiamo già incontrato questo numero. Vedete come anche nell'incipit del terzo volume noi troviamo il numero 13. Qui riferito a 13 attributi dell'amore divino, della compassione, che avvolgono la comunità di Israele, il popolo ebraico. Quindi la mistica ebraica si concepisce esattamente come un modo per pensare il senso della vita del popolo ebraico nella storia e nel mondo. Una rosa tra le spine. Le spine sono le persecuzioni, sono i dolori, sono le prove, sono la sofferenza, sono l'esilio. Ma in mezzo a queste spine c'è una rosa, e questa rosa non è avvolta solo dalle spine, è avvolta anche dalla compassione divina, rappresentata dai 13 petali. E ancora dice, e ci sono 5 petali robusti sui quali la rosa si sostiene. Ma come, 13, adesso ne abbiamo 5? I 13 sono gli attributi della compassione, della misericordia. E cosa sono questi 5 petali robusti sul quale si legge la rosa? Sono i 5 libri della Torah. Ed essi erano chiamati salvezze, Yeshuot in ebraico, redenzioni, e sono conosciuti come le 5 porte. Ogni libro è una porta per accedere e all'esistenza di Dio e all'esistenza di Israele. Ora, se voi mettete insieme 13 più 5, abbiamo 18. E voi pensate che 18 sia un numero a caso nella tradizione ebraica? 18 è il valore numerico della parola Chai. Chet Yod. Che è il termine con cui si dice il vivente. È l'attributo di Dio più importante. Elohim Chaim, il Dio vivente, Chai, ed è al valore numerico 18. Allora, se si mette insieme la Torah e la misericordia di Dio, ecco che abbiamo la vita di Israele, ma anche la vita del mondo. Ecco la via dei cabalisti, ecco la via della mistica. Indagare le parole, il testo, le lettere, e solo un grande, grande, grande amore per questa Torah può suscitare questa volontà di indagarla sopra, sotto, prima, fuori, nonostante il divieto di occuparsi di mistica. Spero di essere stato chiaro. Mi fermo qui. Grazie. Bene, bene. Chiarissimo, bravo. Complimenti. E qui, naturalmente, quello che hai detto si presterebbe ad una a tantissime riflessioni, rimandi, rinvii, eccetera. E, se mi è permesso, vorrei velocemente, poi sentiamo ancora naturalmente tra i partecipanti chi ha dei quesiti da porre. Ecco, quando dicevi appunto che il mondo è il libro scritto da Dio, è un libro, sostanzialmente un libro scritto, mi veniva in mente che Galileo stesso sosteneva appunto che il mondo è un libro che Dio ha scritto in caratteri matematici, ad esempio, no? Questa immagine del mondo, giustamente tu osservavi. Ecco, per quanto riguarda invece il Sefer, scrittura numero discorso, Soferim Sipur, ecco, il Sefer indica una successione, se non sbaglio, no? La successione è temporale,
non è spaziale, e rinvia al discorso, per cui praticamente scrittura, numero e discorso potrebbero essere unificati dalla temporalità, che quando Yahweh parla al profeta, Vayomer Yahweh, no? E il profeta dice, Inneni, no? Eccomi qua. Quindi è una successione di eventi, diciamo, di discorsi, di un discorso che fluisce e che naturalmente porta, che viene recepito e poi trasmesso, no? Quindi indica qualcosa che, di differenza, vediamo ad esempio anche per quanto riguarda c'è Ong che ha fatto quella indagine sulle lingue antiche e le ha classificate secondo che, osservando l'evoluzione da lingue dell'udito a lingue della vista, no? Sicuramente, e poi fa un raffronto retorica dialettica, per cui la retorica è fondamentale e centrale nelle lingue dell'udito, come ad esempio l'ebraico, lingue semitiche, certo. Invece la dialettica è preminente nelle lingue della vista, dove la vista si arrivare, diciamo, ad una. E naturalmente allora è chiaro che si tratta di una dimensione che non è compatibile, che è molto lontana dall'attuale situazione della cultura, si può dire, nel mondo, che è la cultura matematica, quindi che si basa fondamentalmente dove non c'è bisogno di parlare, non c'è bisogno di retorica, no? Ma basta solo diagrammare, no? Si potrebbe dire una propensione e una dominanza del diagrammare, del mostrare, quindi spazialmente, non più il tempo ma lo spazio. Insomma. Dovremmo dire algoritmare. Algoritmare, ecco, esattamente, sì. Questo è quindi molto interessante. Una domanda che invece vorrei porti riguardo al Peshat, cioè il letterale. Allora, quando un testo veniva recepito come immodificabile, come assolutamente quello che era l'unico testo, allora si potevano naturalmente applicare tutte le tecniche di analisi, ecco, che tu hai, il libro del Sefer HaYetzirah, Sefer HaBa'ir, Sefer HaZohar o Zohar. Ecco. Allora, però dal momento in cui cominciano a delinearsi e a comparire diverse versioni, quindi già, diciamo, e quindi delle discordanze tra i testi, tra versioni dello stesso libro. Ecco, questo letterale, il letterale, come dire, poteva essere messo in discussione, e questo aveva delle conseguenze sui livelli successivi, naturalmente poteva avere le conseguenze. Ecco. Poi la seconda osservazione è il simbolico, il remes, il simbolico, l'allegorico. Ecco, qui mi viene in mente Filone Alessandrino, il quale è fantastico, cioè per un lettore moderno, veramente spalanca, come dire, ambiti molto, molto, con la sua lettura allegorica degli eventi del Vecchio Testamento, però chiaramente è possibile anche immaginare che ci fosse la tentazione di letture soggettive, quindi quali erano i parametri entro i quali uno doveva muoversi, perché Filone insomma è speculativo, almeno mi sembra, mi ricordo letture di 15 anni fa che ho fatto. E allora lì tu hai sicuramente visto se è stato contestato o è stato in qualche modo quindi messo in discussione, perché ecco, questo problema, il problema delle edizioni critiche, che ha creato i presupposti di una discussione, di una polemica tra i sostenitori della distinzione, appunto, no? Tra il testo, quindi del rifiuto del metodo storico critico filologico, e invece quelli che hanno sostenuto che invece è possibile rimanere nella fede anche studiando e decostruendo al limite la Torah. È un bel problema questo, sì, perché poi questo ha dei riflessi sicuramente sull'ermeneutica di cui tu hai appena parlato, appunto,
e quindi di queste corrispondenze, no, dei nomi, i nomi, e le lettere e i numeri, eccetera. Ecco. Tu hai cominciato ragionando sul ruolo del peshat, cioè del significato letterale. Sì. Noi sappiamo che fin dall'inizio la tradizione, da quando esiste una tradizione scritta delle scritture, e qui ovviamente c'è già la prima grande divergenza tra la tradizione di fede e l'approccio scientifico, perché gli scienziati ci dicono non è esistito un testo scritto prima del sesto, probabilmente prima del VI secolo, o non certamente come lo intendiamo noi oggi, nella forma che probabilmente conosciamo noi oggi. Prima del VI secolo avanti l'era volgare un testo probabilmente non è esistito, è stato elaborato in quel periodo, quindi con l'ideologia della classe intellettuale, della classe degli scribi, dei sacerdoti, nella regione, probabilmente attorno a Gerusalemme. Ecco, quindi dopo le catastrofi della distruzione del Regno del Nord, cioè, questo ci dice la scienza, questo ci dicono oggi la maggior parte degli studiosi biblisti, no? Eccetera. Invece la tradizione religiosa dice che la Torah è un dono divino che è stata data a Mosè sul Monte Sinai, che Mosè è vissuto 32 secoli fa, eccetera, eccetera. Quindi vedete, ma questa discordanza a noi interessa relativamente poco, perché poi questi maestri della Kabbalah non è che si fanno queste domande, queste ce le facciamo noi oggi, ma la mistica non conosce questo tipo di domande. Però già nel testo della Torah, quando è stato codificato, soprattutto in Deuteronomio in modo particolare, che è il testo attraverso il quale si possono leggere anche i quattro libri precedenti, no? Che fa un po' da cornice, è detto in modo chiaro: non aggiungerai e non toglierai nulla. Non aggiungere e non togliere nulla vuol dire blindare un testo. Quindi è come se la Torah blindasse se stesso e dicesse: quello che hai è solo questo testo, né più né meno. Bene, questo sembra un modo per scoraggiare ogni aggiunta o ogni censura del testo, cosa vera. Ma questo non ha impedito che il giudaismo rabbinico sorgesse a partire dal primo secolo, dopo la distruzione del Tempio, no, come una tradizione di commento a questo testo. Non aggiungere nulla nel testo in quanto tale, ma aggiungere tutto all'infinito come commento di quel testo. Quindi, ecco, naturalmente questo commento deve fare i conti con il significato letterale del testo. E allora qui la tradizione si è trovata proprio, e qui ecco la seconda questione che tu hai sollevato, la tradizione rabbinica si è trovata davanti alla possibilità che di quel testo ebraico si desse una lettura puramente simbolica. E questo è Filone, perché Filone, che è attivo tra il primo secolo avanti l'era volgare e i primissimi anni dell'era volgare, della nostra era, Filone non è un fungo. Filone si inserisce in una grande tradizione esegetica in ambito delle scuole ellenistiche. Lui è un ebreo di una comunità della diaspora, cioè di Alessandria, di Egitto, dove in quella manciata di secoli Alessandria d'Egitto era la capitale culturale del mondo. Gerusalemme non esisteva al confronto. Roma è una città di trogloditi al confronto. Capite? Di persone che pensavano solo ai soldi, alle prostitute e a costruire strade per andare a far passarci l'esercito. Capite? Invece Alessandria era la capitale della cultura, era la raffinatezza, era la tradizione filosofica, matematica, scientifica. La scienza è nata da Alessandria d'Egitto. Certo. Noi non tendiamo a dimenticarlo questo, no? Quindi E questo nel terzo, secondo secolo avanti l'era volgare. Quindi Filone viene da quel milieu culturale, è un ebreo che ha la sua identità religiosa, ha questo patrimonio, ma che interagisce in continuazione con le scuole filosofiche, ellenistiche, con le scuole scientifiche. Ora, in quelle scuole che cosa si studiava?
la tradizione omerica. E la tradizione omerica era già interpretata con un sofisticatissimo metodo ermeneutico, era quello che noi chiamiamo allegorico. Ora che cosa fa Filone? Prende i metodi interpretativi in uso per la letteratura greca e li applica anche alla Torah, per mostrare che, come non si doveva prendere alla lettera il Pantheon e l'Olimpo di Omero, perché sarebbe stata una cosa ridicola nel sofisticatissimo terzo e secondo secolo, così dice, beh, gli stessi metodi li applichiamo anche alla Torah, perché non si pensi che quando la Torah parla in forma figurata noi dobbiamo prendere la lettera, perché questo sarebbe una... Ecco cosa succede. Ora, questa lettura metaforica, simbolica, allegorica della Torah è stata, come dire, è stata la metodologia che si sono trovata belle e pronti i padri della Chiesa, che non a caso anche loro venivano dalla tradizione di Alessandria. E i padri della Chiesa hanno usato Filone per leggere in forma simbolica la Bibbia e traghettare così dall'ebraismo a una teologia cristiana che è in buona parte simbologia, lettura simbolica della Bibbia ebraica. No? Ecco, quando i rabbini si sono accorti che Filone veniva interpretato a favore di un'altra religione, hanno messo, come dire, il veto su Filone. E da quel momento Filone è rimasto alla tradizione greco, perché lui scrive in greco naturalmente, ad Alessandria, una città ellenistica, no? È rimasta nella... Filone è diventato un pilastro della tradizione greco-occidentale cristiana, più che i rabbini, che in realtà poi si sono chiusi nell'ebraico proprio per evitare che la Torah venisse, come dire, stravolta nel suo significato, negando il valore letterale del testo. Ecco perché hanno difeso da quel momento anche l'interpretazione pshat, cioè quella letterale. Sono stato chiaro, Claudio? No, benissimo, molto bene. Sì, infatti una questione questa molto, come dire, che per chiarirla bisogna avere, insomma, come tu possiedi tutti i presupposti naturalmente storici. Ecco, io mi chiedo se qualcuno tra i partecipanti ha un quesito o una domanda, qualcosa. Ecco, anche commenti, anche critiche, commenti, anche obiezioni. Sì, va ecco. Bene avere un po' di obiezioni, certo. Un po' di critiche. Ecco, non so se qualcuno vuole... Io interverrei. Ecco, prego, professor San Carlo. Prego. Dunque, ritornando allora alla Cava, riallacciandomi alle ultime considerazioni fatte da lei in chiusura della sua relazione. Allora, la Kabbalah, da quello che ho capito, da quello che ha detto lei, è l'arte di interpretare la scrittura, indagare, scavare a fondo il testo, nel testo. Allora, la mia domanda è, allora, è solo per pochi, cioè è solo per persone portate alla speculazione intellettuale? E quindi, come dire, è per una elite di studiosi, cioè di religiosi di religione ebraica? Allora, questa è una domanda molto importante, perché ci permette di capire come, se noi andiamo a quantificare questo filone mistico, noi in effetti dobbiamo constatare che questo è un filone minoritario. Oggi è conosciuto perché con la tecnologia moderna si sono fatte molte traduzioni, la stampa, le pubblicazioni, quindi è un mondo che chiunque può accostare e conoscere, magari non capire in tutti i dettagli, però non è un mondo esoterico oggi, ma per secoli lo è stato. E per secoli questo è stato un filone minoritario, veramente minoritario. Però attenzione,
minoritaria e di elite è stata la Kabbalah, cioè questa modalità così specifica che aveva poi a un certo punto, che aveva desiderio di speculazione. Lei ha usato la parola giusta, questa è una speculazione, l'albero sefirotico e anche tecnicamente molto sofisticato, che richiedeva anche una certa ascesi personale. Molti di questi cabalisti digiunavano tutte le settimane, si immergevano nella preghiera, facevano penitenze, cioè questi erano quelli che noi chiamiamo dei, insomma, aspiravano a questa santità nel senso religioso del termine, tradizionale del termine. Ma in realtà l'approccio ebraico è un altro, nel senso che la Torah parla, dice il grande Rabbi Ishmael, la Torah parla la lingua di tutti gli uomini e degli uomini comuni. Non bisogna essere cabalisti o mistici per capire la Torah. Anzi, questo è un punto fondamentale. Se la Kabbalah è per pochi, la Torah è per tutti. Anzi, secondo l'approccio rabbinico classico, è per tutti e non solo per gli ebrei. Perché attenzione, c'è proprio questo grande, grande concezione nella letteratura midrashica, che la Torah, Dio l'ha pensata per tutto il mondo, non solo per gli ebrei. Il fatto è che gli ebrei l'hanno presa sul serio e l'hanno presa come un patrimonio, come rivolta a se stessi sul monte Sinai, e la vogliono testimoniare secondo quello che Dio ha chiesto in quel testo, non secondo altre interpretazioni. E quindi hanno sviluppato. Ma è molto importante che se, diciamo, gli ideali della mistica possono essere per pochi, e tradizionalmente lo sono stati, in realtà la Torah, in quanto rivelazione divina, è per tutti. Non è un discorso esoterico, perché questo ovviamente sarebbe in contraddizione con lo spirito dell'ebraismo. Lo spirito dell'ebraismo, da questo punto di vista, è Dio non parla a un gruppetto di persone, parla a tutti. Poi ciascuno la prende e la vive secondo quello che è capace di viverla ed è capace di intenderla. Quindi il problema è poi come si sviluppano i percorsi personali. La Kabbalah è un percorso personale, però di un ascolto che è destinato a tutti, è per tutti, e che tutti possono capire e osservare. Perché se quello che c'è scritto fosse osservabile solo da pochi, beh, allora Dio non avrebbe dato la Torah, avrebbe dato, come dire, un manuale per una setta, no? Avrebbe dato, e non invece, un insegnamento perché tutti gli uomini potessero elevarsi e raggiungere quegli standard etici che sono esattamente quelli che noi leggiamo nella Torah. Certo. Un'altra domanda è, se posso o lascio ad altri? Prego, 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 professore. Dunque, il fine della... della misticismo, da quello che so, è l'ascesi, no? Lei ha accennato anche che dei cabalisti anche fanno delle pratiche di ascesi, ma sono incluse, sono implicite anche delle tecniche di ascesi come in altre forme di misticismo e che portano poi ascesi, il cui obiettivo è la trascendenza e l'unione con il divino. O è soltanto calcolo intellettuale, speculazione, scavo intellettuale? Ecco, questa è una mia curiosità. No, questa è una domanda altrettanto importante, perché alcuni circoli cabalistici hanno proprio sviluppato delle tecniche, come lei le chiama, che sono sia tecniche legate a questa interpretazione scritturale, ma anche tecniche, come dire, di mortificazione, di contemplazione, potremmo dire, di meditazione, quindi tecniche psicologico-spirituali in senso stretto,
Troviamo anche queste. Naturalmente i digiuni a cui ho accennato fanno parte anche di queste tecniche, naturalmente. Le preghiere. La preghiera può essere interpretata, e soprattutto nel mondo della mistica è interpretata come una tecnica di ascesi. Attenzione però, c'è la parola ascesi, che vuol dire salita, e chi persegue questo ideale spesso vuole raggiungere la cosiddetta devekut, cioè l'unione con Dio. Ora, questo è un problema molto serio per l'ebraismo, perché l'ebraismo insegna in sostanza che l'uomo è uomo e Dio è Dio. E se uno si unisce con Dio, che cosa fa? Diventa anche lui Dio? L'unione, capite l'ambivalenza del concetto? Unirsi a Dio vuol dire in qualche modo partecipare. Ora, questo fa problema dal punto di vista di una teologia complessiva dell'ebraismo. E allora molti maestri, abbiamo testi che parlano di questa unione con Dio, ma abbiamo altri maestri che dicono: ma l'uomo non può unirsi a Dio, gli si avvicina, per così dire. È un linguaggio, sì, questo è veramente un linguaggio metaforico, simbolico. Però diciamo che è vero che per molti cabalisti, molti mistici, lo scopo finale è l'unione con Dio. E questo è, come dire, il vertice della scala, dell'ascesi. Certo. Ma poi l'ascetica è l'insieme delle tecniche che possono favorire l'ascesi. Però qui, anche qui, diciamo, come c'è un po' di riserva sullo scopo dell'ascesi, c'è molta riserva nell'ebraismo sull'ascetica, perché se l'ascetica è compensata come una forma di mortificazione del corpo, per esempio, e già l'ebraismo dice: da nessuna parte noi leggiamo nella Torah che l'uomo deve mortificare il suo corpo. Il corpo è un dono di Dio e bisogna tenerlo sano, e bisogna tenerlo e goderlo come tutti i doni di Dio, e non mortificarlo, non rinunciare alle gioie del corpo, regolarle, elevando il corpo, sì, ma non punendolo con pratiche no, che prevedono, che so io, la fustigazione piuttosto. Quindi anche il digiuno va bene, ma entro certi limiti. Non è una cosa che uno più digiuna meglio è. Questa è una sciocchezza. Il digiuno è un segno, e quindi come tale va messo inquadrato, capite? Se no non ha nessun valore di per sé, capite? Quindi l'ascetica è vista un po' con sospetto, ecco, dall'ebraismo, e si tende a scoraggiare le pratiche ascetiche quando si tratta di mortificare il corpo, perché questa idea di mortificare il corpo è come se il corpo valesse meno dell'anima, ma questa idea nell'ebraismo non c'è. Corpo e anima sono inscindibili. E quindi il corpo va trattato bene, perché chi tratta bene il corpo favorisce l'anima. E chi maltratta il corpo, alla fine vuol dire che non crede neanche nel benessere dell'anima, perché le due cose sono inscindibili dal punto di vista ebraico. E quindi vede quanti pensieri mi suscita la sua domanda, che è una domanda che è ricca di questioni importanti. Grazie. Ecco, grazie a lei. Abbiamo la signora Elena Graziadei che vuole intervenire. Sono anch'io dopo. Anche lei, ecco caro Francesco. Grazie. Bravissimo, nel senso che... Lasciamo la signora. Mi fa piacere che tu ci sia. Prima alla signora allora. Sì. Prego. Prego signora. Buonasera, grazie per questo bell'intervento. Mentre lei rispondeva a questa domanda, mi è venuto in mente anche un libro di Arye Kaplan su meditazione e Bibbia, come lui mette in evidenza come già anche nella Torah ci siano delle tecniche, diciamo così, di meditazione. Però mi veniva anche in mente Rebbe Nachman di Breslov, che due secoli più tardi dal periodo che lei ha citato inizia a mettere in evidenza e a rendere anche più popolare
queste tecniche che non sono solo di indagine, di speculazione intellettuale, ma di vero e proprio dialogo con Dio, che è quello che in un certo senso ritroviamo anche nella spiritualità ignaziana, che anche era stato perseguitato dall'Inquisizione ai suoi tempi. Però, date queste premesse, le volevo chiedere una curiosità. Nel Pardes, perché cosa c'è di differenza quindi? Per cui Rabbi Akiva riesce a sopravvivere e a ritornare dal Pardes rispetto agli altri tre maestri? Ok. Molto interessante. Però prima voglio fare un commento a quello che lei ha detto, perché ha citato Nachman di Breslav, che per chi non lo sapesse è uno dei più interessanti e conosciuti esponenti del cassidismo. Ora, il cassidismo, che è un fenomeno spirituale, mistico spirituale dell'ebraismo, che nasce nella prima metà del XVIII secolo, quindi in tempi per noi già moderni, ma che da un punto di vista culturale e religioso appartiene al grande medioevo ebraico. Ora, il cassidismo, da un certo punto di vista, come Scholem ci ha ricordato nella sua grande opera Le grandi correnti della mistica ebraica, il cassidismo è l'ultimo grande capitolo della mistica ebraica. Quindi, quando parliamo di un maestro del cassidismo, dobbiamo fare un ragionamento su come questa corrente, questo movimento cassidico si è appropriato, ha interpretato e ha vissuto la dimensione mistica. E tanto è vero che gli altri ebrei religiosi, gli altri maestri che non si riconoscevano nel cassidismo, nei primi al suo sorgere lo hanno contestato radicalmente. Non dimentichiamoci che nel 1772 il grande Gaon di Vilna, probabilmente una delle menti più fini, uno dei maestri più grandi del XVIII secolo, ha scomunicato questi cassidim perché sembravano allontanarsi così profondamente dalla tradizione. In realtà non si allontanavano dalla tradizione, è che avevano avuto l'idea che la Kabbalah, da pratica d'élite riservata a pochi maestri, come si accennava prima con il professor San Carlo, da pratica di élite in realtà poteva diventare un ideale popolare e democratico per tutti. E questa cosa qui scombussolava i maestri, dicendo: ma come? La Kabbalah non è fatta per tutti. E invece i Cassidim erano convinti che non bisognasse studiare. E allora, attraverso il cassidismo, è passata l'idea che la Kabbalah, la mistica si esprime attraverso il canto, le melodie, la preghiera prolungata, la gioia, la danza, l'eccitazione, capite? O la meditazione, che fa parte comunque una di queste manifestazioni, no? Dove lo studio non è poi così importante. E beh, questo per i maestri e per tutta la tradizione rabbinica è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Come si fa a dire che lo studio non è importante? Da tutte le parti la tradizione rabbinica dice, no? Anzi, c'è qualcuno che si spinge a dire: il giudaismo è una religione di studiosi. Anzi, lo studio è la religione, non c'è un'altra religione. Studiare è pregare, studiare è amare Dio, studiare la Torah riempie la vita, naturalmente per osservarla, perché non è che si studiano le cose solo per il piacere intellettuale, come Claudio giustamente ha ricordato. Poi le cose che ci sono scritte bisogna anche viverle, metterle in pratica. Questa è per la prima parte della sua interessante domanda, osservazione. Invece l'altra questione è un pochino più difficile e non è che ho una facile risposta, magari la deluderò un po', ma non dobbiamo prendere quel racconto del Pardes dei quattro maestri, no? Ben Zoma,
Benazai che muore, Benzoma che impazzisce, Elisha ben Abuya che perde la fede e solo Rabbi Akiva entra integro. Come? Questo non è un episodio storico. Ah no, certo. Questo è come dire, una costruzione, è un racconto simbolico, pedagogico, per dire fate attenzione. Noi sappiamo dal Talmud che insomma questi sono stati quattro maestri, tutti importanti, tutti egali. Diciamo che la fama di Rabbi Akiva è tale che quando si è trattato di individuare la pista più sicura, ecco, si è elevato lui come simbolo di una persona che non era danneggiata dall'esperienza mistica. Ma perché nel secondo secolo e in quella generazione la fama di Rabbi Akiva come maestro e come martire, ucciso nel 135 dai romani, secondo la tradizione, abbiamo due racconti nel Talmud che ci raccontano di come i romani abbiano ucciso, martirizzato Rabbi Akiva, ecco, per la fama che aveva questo Rabbi Akiva, lui è stato preso come il modello, ma non perché gli altri, diciamo, un pochino meno grandi di lui, si sono prestati a fare il gioco, no, di quelli che in realtà... Ma non bisogna prendere quel racconto come un racconto storico di un'esperienza concreta, ma come il simbolo. E allora, preso in questo senso, il racconto vuole solo esaltare ancora una volta la grandezza di Rabbi Akiva, anche in confronto, se comparato con altri maestri della sua epoca. Grazie. Ecco, sentiamo adesso Francesco Roth. Grazie, scusatemi, c'è scritto Asus, ma io non riesco, come prima mi è andato via il video per quasi tutto il suo intervento, ma invece volevo fare riferimento a quel, fra virgolette, gioco che aveva proposto lei sulla incipit di taluni testi e un aneddoto di un maestro ebraico che appunto leggendo le prime parole della Genesi, Bereshit bara Elohim, a un certo punto scoppiò in lacrime e non riuscì più ad andare avanti. Questo mi riporta alla mistica cristiana, di cui tratterò la prossima settimana, in cui prevale un approccio, come dire, non catafatico ma apofatico, di una teologia al negativo più che al positivo. Perciò ecco che la mistica cristiana mi sembra sia meno tentata dall'ermeneutica, ma sia più sull'abbandono, sull'accettazione, sulla pura fede, sull'affidarsi a Dio. Ecco, che ne pensa appunto di questo maestro? Io non ricordo nemmeno dove abbia letto questo aneddoto, che a un certo punto questo scoppiare in pianto significava questa meraviglia, questo stupore nei confronti della parola divina. No, mi pare che lei ha fatto un buon esempio di un approccio, come dire, che privilegia certamente gli aspetti emotivi, e per chi prende seriamente anche il primo versetto, lei ha citato il primo versetto della Genesi, della Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, in principio, all'inizio, comunque lo si traduca quel Bereshit, no? Già. Che è un altro problema, come si traduce questa parola. Ma certo. Dio creò e il cielo e la terra, in un certo senso. No? Chi ha un trasporto di fede, anche solo davanti al miracolo di Dio che crea il mondo, e si può commuovere. È lo stupore di cui parlano molti maestri della mistica, ma anche molti filosofi, no? Platone diceva che la filosofia nasce dalla meraviglia, nasce dallo stupore. In ambito ebraico contemporaneo c'è un maestro, lo voglio citare perché magari qualcuno è curioso di dire ma dove possiamo trovare un maestro che ha sensibilità mistica contemporanea? Beh, il grande Abraham Yoshua Eshel, di cui abbiamo tutto tradotto, quasi tutto tradotto in italiano, no? Anche lui nel suo libro Dio alla ricerca dell'uomo, bello, no?
Dio alla ricerca dell'uomo, e parla esattamente di questo atteggiamento dello stupore, della meraviglia, che insomma il mistico è uno che si alza al mattino e si meraviglia che il mondo è ancora lì, bello, che il sole, no? E se piove è ancora più meravigliato, perché con la pioggia le piante crescono, no? Quindi è stupito di tutto, della pioggia, del sole, no? E questo, la meraviglia di fronte al miracolo dell'esistenza. Il miracolo dell'esistenza non è solo la nostra vita, di esseri viventi, ma è di tutto il mondo, degli animali, delle piante, no? Del sole che sorge ogni mattina, no? Quindi quel maestro che piangeva davanti ai primi tre o quattro parole in ebraico della Torah dimostra questo animo, questo animus, che il mistico condivide da questo punto di vista anche con il filosofo, almeno fino a un certo livello, o almeno alcuni tipi di filosofi. Comunque mi spiace che forse non potrò seguire la sua lezione la prossima settimana, ma grazie dell'intervento. Allora potrai leggere il suo testo, perché come ricordi abbiamo deciso, c'è il progetto di pubblicare appunto gli interventi. Certo. Quindi diciamo che questo, diciamo, compensa. Recupererò. Ecco. E poi comunque noi pubblichiamo nel sito tutte le, c'è la registrazione, quindi se hai tempo e interesse, allora tu puoi andare a vedere. Certamente posso ascoltare. La visione postuma, insomma. Mi ero dimenticato di questa opzione. Sì. Ecco. E insomma, l'esperienza mistica per la quale si prova un sentimento di gratitudine nei confronti del creato, perché esiste il creato, esistiamo noi, è un'esperienza molto comune, molto alla portata di tutti. In qualsiasi momento noi possiamo provare questo. E in questo modo abbattiamo il pregiudizio dell'eccezionalità dell'esperienza mistica. Anche questo sarebbe qualcosa a cui prestare attenzione, la dovuta attenzione almeno. Certo. E poi c'è naturalmente l'esperienza mistica sul piano speculativo, che è nutrimento per lo spirito, naturalmente è lo studio già di per sé è qualcosa che ci innalza al di sopra della materia e ci fa sentire esseri superiori. Naturalmente senza alcuna forma di elitismo. Ecco, chiedo scusa per questa mia parentesi, ma qualcun altro che vuole ha il piacere di intervenire e di porre un ulteriore quesito? Prego. Brevemente. È un pregiudizio quello che vuole che la Kabbalah sia legata in qualche modo alla magia? Alla? Magia. È un discorso scientificamente molto complesso, perché in effetti un certo mondo della mistica, se mi avete seguito avete capito che questo è un approccio legato anche alla conoscenza dei testi, alla conoscenza dell'alfabeto, delle lettere, dei nomi divini, per esempio. E tradizionalmente è una vecchia idea quella che il nome divino sia... il nome divino non è un nome normale. È un nome che ha intrinsecamente una sua potenza, una sua forza. E dunque la magia è la presunzione che noi si possa controllare le forze che sono più grandi di noi. È magico l'atteggiamento di chi pensa di conoscere queste forze e di poterle controllare, no? E allora è chiaro che chi ha grande familiarità con questi nomi divini spesso e volentieri
si è, come dire, prestato a essere interpretato anche come un mago. Facciamo un esempio molto concreto. C'è in effetti una zona di sovrapposizione tra pratiche che noi chiameremo magiche e pratiche cabalistiche. Vi faccio un esempio che è molto chiaro. È l'ambito degli amuleti. Ora, cosa sono gli amuleti? Gli amuleti, noi viviamo in una società molto razionalista, molto scientifica, per cui non è che combattiamo il Covid accumulando immaginette di santini sotto il letto o riempiendo la casa di amuleti, perché sappiamo che anche se riempiamo la casa di amuleti e poi andiamo e ci esponiamo da un malato di Covid, ci possiamo ammalare. Ma questo è perché abbiamo raggiunto un livello di conoscenza del mondo molto scientifico, fra virgolette. Anche se rimangono un'infinità di cose che non conosciamo, ma ne sappiamo abbastanza per dire che non basta avere un amuleto per non ammalarsi di una certa malattia. Ma il mondo antico, e fino all'epoca medievale, ma fino a tutta l'epoca, fino al XVIII secolo, questa idea non è che fosse così chiara come l'abbiamo noi. Il mondo non ha condiviso questa idea come noi oggi l'abbiamo maturata, evolvendo a tanti livelli. Per cui gli amuleti erano pensati come degli strumenti che avevano una forza soprannaturale per difenderci da altre forze soprannaturali che noi non potevamo controllare, come le malattie. No, come le malattie infantili, per esempio, in un'epoca in cui la mortalità infantile era così elevata, l'amuleto serviva, come dire, per tenere lontani gli eventuali influssi negativi che potevano perché era statisticamente provato che i bambini morivano nella culla, eccetera, anche se non si sapeva bene per cosa. Ecco, allora, nel mondo ebraico, Chi aveva questa abilità di scrivere amuleti? Spesso e volentieri erano questi esperti di Kabbalah. Ecco dove si sovrappongono la sfera. Allora, atteggiamenti magici potevano essere trovati effettivamente in coloro che praticavano la Kabbalah. Il fondatore del cassidismo, ne abbiamo parlato prima, che è Israel Ben Eliezer, era chiamato Baal Shem Tov. Ora, la parola Baal Shem in ebraico vuol dire il possessore del nome. E chi era il possessore del nome? Era un esperto di amuleti. Era un'attività di maestri, no? Che facevano di lavoro quello di andare di villaggio in villaggio, di città in città, e prestavano i loro servizi, no? Per aiutare le persone che avevano angosce esistenziali, no? Che avevano paure, che erano fragili, donne che non riuscivano ad avere bambini. Oggi sappiamo la complessità biologica del fenomeno di non poter avere bambini. Ma che cosa ne sapevano i contadini ebrei, o se non erano contadini, commercianti ebrei, in un villaggio dell'Europa dell'Est nel XVI, XVII, XVIII secolo? E allora si affidavano a questi maestri che consolavano, cercavano di rassicurare che non erano maledetti da Dio, e offrivano anche questi strumenti che erano gli amuleti. Quindi il Baal Shem era un esperto nello scrivere amuleti, era un mago. La parola mago oggi diciamo che includevano nelle loro specialità anche quelle di fornire strumenti che erano ritenuti legati alla scrittura ebraica, come la trascrizione dei nomi di Dio, no? Che potevano, che erano creduti essere degli strumenti spirituali contro eventuali attacchi negativi degli spiriti maligni, del diavolo, non lo so, di tutto quel... Perché il mondo era pensato in quel modo. Quindi, vede come, se poi non dimentichiamoci che Newton, che è il padre della fisica moderna, principi matematici della filosofia naturale, bene, buona parte della sua vita ha coltivato l'alchimia,
era un alchimista e gli alchimisti erano i fratelli dei maghi da questo punto di vista. Capite? Quindi era lo spirito dei tempi. E parliamo di Newton, cioè nel XVII secolo, non parliamo dell'alto medioevo, parliamo insomma di quel secolo che ha visto la nascita della scienza moderna. Ecco allora come la questione della magia si sovrappone e al discorso religioso, certamente al discorso della Kabbalah, ma si sovrappone anche alla nascita della scienza moderna. Quanto si deve in qualche modo alla curiosità degli alchimisti per la nascita della chimica moderna e poi della biologia, eccetera, eccetera. Spero di essere stato soddisfacente. Molto esauriente, la ringrazio. Bene, bene. Bene, se non ci sono altri quesiti, data l'ora che ci consiglia di congedarci, io ringrazio sentitamente il professor Massimo Giuliani e i partecipanti a questo seminario. E naturalmente mi auguro di avere l'occasione di ascoltarlo ancora in futuro. Grazie. Ecco. E io seguirò poi le registrazioni delle altre conferenze, così sì. mi sentirò parte di tutto il ciclo che grazie. L'associazione grazie. Rosmini ha così generosamente e intelligentemente organizzato. Okay? Benissimo. Buona serata a tutti, auguri grazie, a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Prossimo.